Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti in un nuovo video di American Horror Christmas, in cui per tutto dicembre, o quasi qualche giorno barato, scusate, parliamo delle storie vere che hanno ispirato un personaggio, un luogo, una stagione di American Horror Story. Vi ho parlato di tanti personaggi importanti, secondari, vi ho parlato anche di luoghi, ma questa volta facciamo il botto, facciamo un salto extra e parliamo di un gruppo di personaggi insieme, che hanno ispirato non un personaggio, ma un'intera stagione di American Horror Story. E sto parlando di Roanoke, il mistero della scomparsa della colonia inglese di Roanoke. Che è successo? Lo scopriremo in questo video. La vostra investigatrice, zia Barbie Xanax, vi dirà tutto. Per scegliere i prossimi video seguitemi su Instagram e lì faccio i sondaggi. Vi faccio scegliere, ma soprattutto preparatevi perché dopo Natale ci saranno i Bix Awards, in cui voterete il film più poraccio, la serie TV più triste, la serie TV che vi ha più deluso. Insomma, non ci stanno più i delegati. Qualcuno doveva prendere quel vuoto di mercato del premio poraccio e ci ha pensato la sottoscritta. Vi tirate fuori dall'armadio le vostre magliette di Ginger e pronti per questa awards. Ma facciamo un po' meno i VIP, facciamo un po' meno i veri important poracci. Iniziamo a parlare dell'argomento del video di oggi, ovvero della scomparsa del mistero della colonia di Roanoke, che è ispirato non un episodio, non un personaggio, ma un'intera stagione di American Horror Story. Una delle intere stagioni di American Horror Story che mi ha più deluso, però boh, magari a voi piace un sacco. Questa colonia è scomparsa senza lasciare traccia e quando tutti sono arrivati lì hanno trovato delle parole intagliate su un albero. La parola Croatoan. Che bordi, lo scoprirete in questo video. Siamo agli inizi del 1500 e l'epoca era un po' questa, quella in cui gli europei andavano negli Stati Uniti, andavano nelle Americhe e se la spartivano un po' come se niente fosse, come se non ci fossero persone che vivessero lì. Quindi andavano lì e dicevano: questo è mio, questo è tuo, questo è spagnoli, questo è francese, abbiamo di tutto. E i protagonisti di questa storia sono i coloni, ovvero gente che andava lì e diceva: vabbè, da oggi in poi è casa nostra, noi siamo i coloni, poi ci mettiamo a vivere qua se impossessiamo del suo territorio. Il tutto inizia nel 1584, quando Walter Raleigh riceve il permesso dalla regina Elisabetta I, la regina, che gli dà il permesso di colonizzare in maniera stabile Roanoke. Quindi vanno lì e dicono: vabbè, da oggi è casa nostra. Ma va bene, chi sia mai? Lui va lì nel 1584, fa amicizia con gli indigeni. Indigeni che, come sapremo, purtroppo verranno sterminati dal colonialismo. E poi Raleigh si ritorna in Gran Bretagna. Ci stanno nel mezzo un po' di diatribe con gli spagnoli, perché gli inglesi litigano con loro, se fanno i dispetti, se rubano la roba, rubano la gente, se roba così. Nel 1585 Raleigh riparte verso Roanoke. Ci stanno un po' dei problemi, sia con la flotta, sia per il tempo, e vanno lì a Roanoke e iniziano i primi problemini con gli indigeni, che insomma, domande se le erano fatte. I coloni stanno senza provviste, e quindi che cosa fanno? Si inventano che gli indigeni gli hanno rubato una coppetta d'argento. Io voglio dire, vai dall'altra parte del mondo a colonizzarlo e ti porti una coppa d'argento, ma che ci devi fare? I coloni accusano gli indigeni di avergli rubato sta coppa stile Champions League. Quindi che cosa fanno? Dicono: va bene, ora lo sapete che facciamo? Vi bruciamo tutto il villaggio, va a ammazzare e vi fregamo tutte le provviste. E così hanno risolto il problema delle scarse provviste. Dopo questo evento gli indigeni erano un filo arrabbiati con i coloni, ma chissà come mai. I coloni stavano a fare la fame, quindi che cosa hanno detto? Hanno detto: va bene, se ne ritorniamo in Gran Bretagna, ritorniamo più là. Rimangono però a fare la guardia a questo accampamento 15 persone. Dicono: va bene, non vi preoccupate, ritorniamo. Passerà il tempo. Nel 1587 Raleigh torna con un po' di gente là, su 115 coloni. Alla guida c'è John White, un artista che l'hanno messa alla guida di una colonia. Il motivo? Era amico del suo Raleigh, che quindi lo fa subito governatore. Però prima di arrivare nel loro punto, questi 115 coloni si fermano a Roanoke. Vediamo come stanno quelli che erano 15 che avevamo lasciati lì a fare guardia, e non trovano nessuno. La colonia era più vuota dei negozi dei camici dentro i centri commerciali. Però trovano qualcosa. Che cosa? Uno scheletro. Non sanno di chi è, però loro lo prendono lo stesso, così. Visto che in questa colonia non c'è rimasto nessuno, che cosa decidono di fare? Va bene, anziché andare dove dovevamo andare, colonizzeremo noi Roanoke. Così i coloni bianchi si posizionano lì, tentano di fare l'amico con gli indigeni, però gli indigeni non è che si sono dimenticati di tutto. Infatti il tizio che l'aveva sterminato 2 anni prima non l'hanno voluto nemmeno vedere in cartolina. Le cose però diventano un po' complesse, soprattutto quando uno dei coloni decide di ammazzare l'indigeno, così stava a caccia ai granchi sulla spiaggia e lui l'ammazza. Inoltre continuano a scarseggiare le provviste. Sono de goccio questi, non hanno
capito niente. Dicono a John White: vattene in Inghilterra, poi ritorna. So John White parte nel 1587 e praticamente vive il finimondo. Viene attaccato dalla nave di pirati, poi dagli spagnoli, poi viene imprigionato, poi altri pirati che odiavano gli spagnoli gli danno un passaggio. Insomma, delirio. E alla fine non può fare ritorno a Roanoke prima del 1590. Ma quando ritorna lì a Roanoke non trova niente, niente di niente, né i cadaveri, né i corpi, né Dumura rimaste lì, niente di niente. L'unica cosa rimasta è una scritta su un albero: Croatoan. Cosa vorrà dire? In caso di pericolo, il loro codice era quello di fare una croce di Malta su un albero, così da capire che c'è stato un pericolo. Però lui, non trovando niente, dice: qua qualcosa non torna. Pensa che si siano trasferiti in questa isola vicino, che si chiama proprio Croatoan. Però insomma c'è maltempo, una cosa e un'altra, quindi ci vanno e dicono: vabbè, facciamo conto. Ma questi coloni che fine hanno fatto? Sono scomparsi davvero? Che cosa è successo? Ci pensa qui zia Barbie Xanax, che come sapete non termina mai questi video con il mistero, perché c'è sempre una soluzione un po' poraccia, però c'è sempre una soluzione. Le risposte qui in questo caso sono diverse. Una delle ipotesi arriva da John Smith. Vi ricorda qualcosa? Esattamente quello di Pocahontas. Lui infatti era diventato un amicone con i Powhatan e proprio sto capo gli racconta che ha massacrato tutti questi coloni, vantandosi pure un po'. Però in realtà non si sono trovati né scheletri e niente, quindi sembra un po' una storia per fare un po' il gradazzo, secondo me. Alcuni invece sostengono un'altra cosa, che quindi questi coloni possano essere stati uccisi da degli spagnoli, che come vi ho detto gli spagnoli erano in lotta con gli inglesi, quindi tutto un giro peggio dei Gossip Girl. Altri pensano addirittura che si siano spostati su delle zattere. Boh, potrebbe essere, boh. Ma l'ipotesi più quotata è una, ovvero che probabilmente questi coloni si siano spostati, visto che avevano scarsità sia di provviste e sia di acqua. Si dice che in quell'epoca ci fu una grande siccità d'acqua, è probabile che questi coloni si siano divisi in piccoli gruppi, quindi non 115 insieme, ma dei piccoli gruppi, e si siano integrati con le tribù locali. Questo spiegherebbe il motivo per cui non sono state trovate le mura di cinta, non sono stati trovati cadaveri. Di certezze a Roanoke ce ne sono poche, perché ancora non si hanno abbastanza mezzi per cercare in maniera approfondita. Alcuni sostengono addirittura che parte dell'isola sia sprofondata, quindi si sa davvero poco. Però le soluzioni possibili ce ne sono, e quella più quotata è che si siano integrati con gli indigeni, visto che non c'era più quell'altro che ha massacrato. Hanno trovato un'altra strada. Voi cosa ne pensate? Secondo voi cosa è successo a Roanoke? Boh, sinceramente, secondo me è una di queste cose e John Smith non mi ha raccontato giusta. Fatemi sapere voi se siete arrivati fin qui, fatemelo sapere con le emoji del mare oppure scrivendo mare. Grazie mille ancora per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!